Ciao a tutti, questo video è in collaborazione con Chiamatemi Guerriera. Ovviamente vi lascio il link in descrizione. Non so se si chiami video in collaborazione, video ricetta tag, non lo so bene. Comunque, mia madre mi ha fatto due rimproveri, uno che dico troppe parolacce, quindi oggi cercherò di evitarle o comunque di limitarle. E poi mi ha rimproverato che uso le ciotole diverse, quindi chiedo scusa a mia madre e a tutte le persone che cucinano con le ciotole da Tuns, o come cavolo si chiama, ma resta il fatto che non posso spendere 60 euro per due ciotole, perché io cucino per me e lo condivido con voi. Quindi, mammi, scusa, ma questa so, mi conosci insomma da un bel po' di tempo. Quindi, ritorniamo a noi, ovviamente pettinata Gaia, che guardandomi bene sono più carina di quando mi pettino da sola, e quindi oggi io farò una ricetta del nord e Chiamatemi Guerriera farà una ricetta di Roma. Avevo pensato di fare, se pensa a Milano, penso che ne so, risotto a milanese, cotoletta a milanese, però c'è un problema che io ho una salsiccetta e non c'ho il pane, quindi oggi farò le michette, cioè dovrebbero chiamare così, che qui si chiamano le rosette. Quindi oggi cercheremo insieme di fare queste cavolo di rosette. Abbiamo bisogno di 125 g di farina Manitoba, 125 g di farina 00, circa 100 ml di acqua, una bustina di lievito, un cucchiaino di sale e un cucchiaino di miele. Ovviamente ho preso una parte di 100 ml di acqua tiepida a cui ho inserito all'interno il lievito e il miele e ho lasciato così, no? Non so come si dice. Poi a un certo punto ho inserito la farina, il sale e l'acqua un po' per volta, sono circa 100 ml. A questo punto ho impastato tutto e ho fatto lievitare per circa 3 ore. Adesso vi svelo anche una curiosità. Sapete il motivo per il quale si fa la croce sopra agli impasti? Allora, il motivo numero uno è che Dio c'ha la mani buona, perché è fedele e credente, comunque crede che la croce aiuti, insomma, a lievitare. Ma o croce o ritagli comunque servono per il composto a non lievitare troppo. Poi serve anche per far lievitare gli strati più interni del composto e serve anche che al momento che la croce o il ritaglio sopra all'impasto è relativamente scomparsa, vuol dire che l'impasto è pronto per essere messo nel forno. Ah, ovviamente mi sono scordata che nell'impasto c'è pure un cucchiaio di olio extravergine di oliva, ma vabbè, un dettaglio. Quindi ho impastato il tutto, ho fatto lievitare per circa 3 ore, 3 ore e mezza. A questo punto ho diviso l'impasto in quattro parti uguali. Ho cercato di riprodurre con un coltello sopra la forma della rosetta e andranno in forno a 200 gradi per circa 25 minuti. E poi niente, ragazzi, spacca e si mette dentro la salsiccia.